Grazie Presidente. Dunque, questa interrogazione fu presentata da noi il 14 luglio scorso. Ecco, io prendo atto che si arriva ad ottobre in una situazione gravissima in cui in questi mesi purtroppo la politica è stata in silenzio e dà delle risposte che arrivano tardivamente in una situazione allarmante che potrebbe essere addirittura irreversibile. Nell'interrogazione noi evidenziavamo quello che era successo a luglio, cioè la revoca, la delibera del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Maugeri che intendeva convertire i contratti dei lavoratori da sanità pubblica privata, cosa che avrebbe comportato naturalmente dei tagli all'indennità dei lavoratori e cosa che purtroppo ha già fatto. Il dissesto finanziario di questa fondazione non era causato da colpe dei lavoratori, né dal comparto sanitario o dall'erogazione dei servizi sanitari, ma come abbiamo dimostrato alle audizioni tenutesi in questa sede a luglio, il dissesto è stato causato da situazioni contingenti e straordinarie dovute alle ruberie che ci sono state in fondazione, processi ancora in corso, sentenze alcune già arrivate, naturalmente l'ultima, la sentenza di patteggiamento per 15 milioni di euro ha ovviamente inciso negativamente sulla situazione finanziaria della fondazione, ruberie che hanno visto coinvolti i vertici di Maugeri ma anche faccendieri e cariche istituzionali apicali di Regione Lombardia. Dunque noi riteniamo che Regione Lombardia sia in debito verso questi lavoratori e non possa continuare a stare zitta, quantomeno per senso di responsabilità, perché non è ammissibile far ricadere sui lavoratori delle colpe che loro non hanno, perché le colpe sono addebitabili alla mala gestione e purtroppo anche alla collusione di alcune cariche istituzionali di Regione Lombardia. Ora, brevemente, per aggiornare l'assessore che sicuramente è già aggiornato sulla situazione, siamo partiti da una gestione post ruberie, la chiamo così, della direzione Paggi, che è andata nell'ordine di un risanamento progressivo di questa fondazione che nel frattempo ha perso anche ovviamente di immagine e credibilità davanti alle banche, per cui il dissesto si è inasprito a causa del progressivo inasprimento degli oneri finanziari e della mancanza di affidabilità presso le banche per l'accensione di nuove linee di credito. Eppure il direttore Paggi nell'arco di meno di un anno dimostra, dati alla mano, bilanci già esaminati in questa commissione a luglio, che un risanamento è possibile senza toccare i lavoratori. Ma a un certo punto il direttore Paggi va via e arriva un nuovo direttore, De Matteis, che è quello che noi abbiamo audito a luglio. Devo riscontrare che da questa nuova direzione c'è un progressivo stop al risanamento che stava intraprendendo Paggi, il quale addirittura era riuscito ad investire su nuove sedi in un periodo di grave crisi, recuperando l'immagine di questa fondazione distrutta dai fatti che tutti conosciamo, mentre invece la nuova direzione cosa fa? Come primi atti revoca il regolamento generale che guarda caso riguarda i contratti di lavoro dei lavoratori, poi procede con la modifica dello statuto, poi delibera a luglio la conversione contrattuale a partire dal 1° di ottobre. Questa commissione sanità recepì le osservazioni del Movimento 5 Stelle che non erano illazioni personali di un gruppo politico ma basate su dati di bilancio ed esame molto accurato del business plan della Fondazione Maugeri, che contiene già in nuce, attraverso le rilevazioni della Pricewaterhouse, quegli interventi di risanamento che erano necessari, di circa 19 milioni di euro l'anno, che avrebbero consentito il risanamento e che l'attuale direzione, l'attuale consiglio di amministrazione continua ad ignorare. Ciò detto, la Commissione Sanità ha preso una posizione politica forte, cioè chiese la revoca a Fondazione Maugeri di questa delibera. Peccato che dopo questo segnale forte e importante che ci ha fatto sperare che una volta tanto la politica fosse in grado di intervenire per tutelare i diritti di lavoratori incolpevoli si è fermata qui, perché a seguire a settembre le chiesi conto in una question time della sua posizione rispetto a questa vicenda
le chiesi conto del sistema di controlli di Regione Lombardia che fa acqua da tutte le parti, una delibera espressamente messa in vigore nel 2013 per i fatti gravissimi di Fondazione Maugeri e Fondazione San Raffaele, che non ha trovato seguito concretamente in un controllo da parte di Regione, che ricordo eroga i finanziamenti di cui vivono queste fondazioni, perché abbiamo acclarato mediante un accesso agli atti a tutte le sedi ASL che i bilanci venivano depositati e presentavano conti in disordine che non garantivano la continuità aziendale, ciò nonostante Regione Lombardia non si è mossa. E arriviamo a oggi. Arriviamo oggi con un nuovo presidente. Cosa fa il nuovo presidente? A meno di 2 settimane dal suo insediamento, senza neanche il tempo, perché ci vuole anche tempo per conoscere i dati della fondazione, rompe le trattative con le parti sindacali, decreta l'applicazione del contratto AIOP per i dirigenti medici a partire dal 1 novembre, e noi riceviamo segnalazioni di medici che a tutt'oggi hanno il contratto AIOP senza avere, senza né conoscere quale trattamento economico verrà loro riservato a fine mese né quale trattamento normativo, e non solo, va a concordato preventivo. Oggi Maugeri è a concordato preventivo. Si aggrava ulteriormente la sua situazione debitoria, perché noi tutti sappiamo cosa vuol dire andare a concordato preventivo. Un ennesimo colpo che crea una mancanza di credibilità di fronte alle banche, che ovviamente adesso inaspriranno ancora di più gli oneri finanziari, panico per i creditori. Allora assessore, io glielo dico molto chiaramente, noi abbiamo studiato tutta la vicenda, personalmente ormai i documenti mi sono chiari, i dati pure, io non mi fido di slides, ma sono andata a vedere dati di bilancio, dati di business plan, tutto scritto nero su bianco, tutti i documenti a vostra disposizione. L'ipotesi e lo scenario potrebbe essere quello di una manovra speculativa iniziata meno di un anno fa dalla revoca del regolamento generale che ha consentito alla fondazione di fare quello che sta facendo sui contratti dei lavoratori, ipotesi di spacchettamento e smantellamento di una fondazione che è un'eccellenza non solo in Lombardia ma in tutta Italia, e le ricordo che la metà dei lavoratori, che sono circa 3.500, sono in Regione Lombardia in stato totale di caos, preoccupazione ed allarme. Quindi spacchettamento, smantellamento e vendita degli asset più redditizi che potrebbero andare a vantaggio dei soliti noti che hanno messo gli occhi su queste sedi. Questo è uno scenario che io le ipotizzo, e le chiedo anche se non intenda preservare il servizio sanitario regionale da possibili speculazioni in atto finalizzate solo a lucro e profitto, perché sappiamo che questa fondazione eroga un servizio essenziale per la cittadinanza lombarda, ma non solo, per quella italiana, che è un'eccellenza in campo di medicina riabilitativa e di ricerca scientifica. Sappiamo che Regione Lombardia è in debito verso i lavoratori. Sappiamo che Regione Lombardia ha perso di autorevolezza agli occhi dei lavoratori, perché ha chiesto la revoca di una delibera, però non ha messo in atto quelle azioni concrete istituzionali che sono strumenti a disposizione del suo assessorato per fare in modo che questa revoca non fosse, fosse nero su bianco, mentre oggi, come le dicevo, i dirigenti sono già ad IOP e la fondazione ha dato un ultimatum al comparto sanitario di 1 mese, e tutto ci fa pensare che vada avanti la manovra, il piano diabolico. Inoltre Regione Lombardia ha una responsabilità in capo ai controlli che hanno fatto acqua da tutte le parti, ha una responsabilità perché ha erogato una delibera che deve garantire la continuità aziendale, e le ricordo che fondazione è concordato preventivo, quindi prefallimentare. Allora io le dico, se c'è veramente, perché i lavoratori oggi si aspettano che io interpreti la loro voce presso di lei, visto che non hanno la possibilità di interfacciarsi direttamente, se c'è la volontà politica da parte sua e il senso di responsabilità, voi non potete permettere che
che il dissesto finanziario ricada sugli unici incolpevoli che sono i lavoratori. Quindi io le chiedo, prima che sia troppo tardi, conto di che cosa intende fare. Grazie. Grazie consigliera Nanni. Prima di cedere la parola all'assessore per la risposta, le ricordo solo che nel suo intervento ci sono state tutta una parte correttissima legata all'interrogazione che ha ricostruito la storia di Maugeri, tutta una serie di altre considerazioni delle quali ovviamente se ne assume la piena responsabilità giuridica ed altro senza ulteriori considerazioni da parte del sottoscritto. Assessore, prego la parola. Bene, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Per quanto concerne l'interrogazione che è stata presentata, riguardo in particolare alle questioni sollevate, si osserva che le misure proposte non rientrano tra le competenze dell'assessorato alla salute, in quanto sono azioni e politiche che sono connesse al risanamento di bilancio di enti privati e non pubblici e competono all'autonomia organizzativa e contabile degli enti stessi, questo è stabilito dal codice. Anche con specifico riferimento agli aspetti connessi al regime contrattuale del personale dipendente della Fondazione Maugeri, che peraltro mi consente di dire non mi pare che abbia perso di credibilità sul piano complessivo, visto le molteplici telefonate che arrivano sempre in assessorato per accedere ai servizi di Maugeri, si sottolinea che la gestione delle risorse umane rientra tra le prerogative della Fondazione stessa e che non si configurano ambiti di intervento in capo a Regione Lombardia. Eventuali azioni connesse a situazioni quali quella descritta nella presente interrogazione e arricchita esemplarmente possono rientrare nelle attribuzioni di diverse articolazioni regionali e del sistema regionale, che sono l'assessorato alle attività produttive, la ricerca ed innovazione, l'assessorato all'istruzione, formazione e lavoro, l'ARIFI e così via, presso le quali mi impegno naturalmente a rappresentare queste istanze per gli eventuali interventi di competenza. Nonostante questa nostra estraneità sul piano delle risposte a questa interrogazione, mi ha fornito un contributo ARIFIL che, se crede, rendo noto. Il tema della disdetta del contratto di sanità pubblica e il passaggio a contratto AIOP dall'1/10/2014 per il personale della Fondazione Maugeri è noto e seguito dalla data della sua comunicazione al personale. Si tratta di un tema di contrattazione aziendale posto dalla decisione annunciata dalla direzione della Fondazione, motivata dalla necessità di riduzione dei costi per mantenere competitivo e solido l'insieme delle attività della Fondazione. Il tema è essenzialmente di contrattazione tra le parti e ha valenza nazionale, dato che riguarda l'insieme delle sedi afferenti alla Fondazione che sono in diverse regioni d'Italia. Attivamente riveste interesse regionale, sia per le conseguenze reddituali e di clima sociale che investono i dipendenti lombardi, sia per la rilevanza della Fondazione nel sistema sanitario regionale. Rispetto al cambio di contratto sono state avviate interlocuzioni con le parti nel luglio 2014, sono stati incontrati dall'assessore Melazzini e referenti sindacali della sede di Pavia, ARIFIL ha presenziato agli incontri con assistenza tecnica. In sede di Consiglio regionale, ha ricordato, il 23 luglio 2014, a margine dell'audizione della terza commissione, si è tenuto un incontro informale con il direttore generale De Matteis, a cui come ARIFIL hanno partecipato. In sintesi, la posizione della Fondazione espressa in quella sede è stata di preoccupazione nei confronti della progressiva erosione del patrimonio per far fronte a una situazione di disavanzo crescente di bilancio. Per il 2014, rispetto ai dati forniti in quella sede, veniva evidenziata l'inevitabilità del ricorso a un'azione di riequilibrio economico e la consistenza dell'impatto del costo del lavoro sui costi complessivi.
La scelta delle modalità di operare, delle riduzioni di costo in una realtà complessa e delicata come quella della Fondazione non è semplice, ma nelle dichiarazioni aziendali viene confermata la volontà di non ridurre il personale, di continuare ad assicurare i livelli di qualità dei servizi alti, del servizio alti, e a tal fine non procedere a chiusure di ambiti ospedalieri non redditizi, ma che coprono servizi richiesti e necessari. Riteniamo quindi che le modalità con cui organizzare il proprio servizio e raggiungere l'equilibrio economico-finanziario resti ambito di trattativa tra le parti. La Regione può richiedere garanzie che tale processo non comporti tagli di personale, di servizi o incida sulla qualità delle prestazioni, ma difficilmente può entrare nel merito di scelte organizzative e di trattative tra le parti sociali sulle scelte contrattuali. La disdetta di un contratto pubblico per un soggetto privato resta comunque una delle scelte percorribili, anche se impopolare tra i dipendenti. La trattativa potrebbe comunque garantire possibilità di correzioni alla perdita contrattuale, facendo leva su eventuali strumenti integrativi che correggono voci di retribuzione eccessivamente ridotte dal passaggio al contratto AIOP e garanzie di attenzione ai livelli retributivi più bassi. Peraltro, iniziative che si sono realizzate anche in altri istituti di Milano coinvolti nelle vicende giudiziarie che conosciamo. Rispetto al tema, quanto sinora è stato riprodotto, è stato detto, il fatto che in data 31/10 la Fondazione Maugeri abbia presentato domanda per l'ammissione al concordato preventivo, in continuità con la ristrutturazione del debito al Tribunale di Pavia, certo modifica radicalmente il perimetro in cui si situa il tema dell'interrogazione e le priorità da considerarsi nel tema. La priorità diventa necessariamente la continuità aziendale e il risanamento della Fondazione, e a tal fine l'assunzione di responsabilità di tutte le parti coinvolte per contribuire a tale risultato diventa doveroso ed urgente. Il piano industriale anticipato dall'azienda il 22 ottobre scorso e la richiesta di contributi e precisazioni in merito sarà quindi il punto di partenza su cui cominciare a ragionare e ricostruire il percorso possibile per un rilancio aziendale al quale naturalmente non ci sottrarremo. Grazie Assessore, nel chiedere alla consigliera Nanni se intende replicare. Allora, io parto però da alcune considerazioni. Dall'ultima in modo particolare, lei Assessore ha asserito che il 22 ottobre è stato presentato il piano industriale. Ebbene, ciò non è accaduto. Fondazione Maugeri non ha presentato un piano industriale. Sappiamo bene, non era un piano industriale quello che è stato presentato. A meno che il 22 ottobre non l'abbia presentato a lei personalmente, Assessore. Se fa riferimento all'incontro con le parti sindacali, le confermo che a oggi non è stato presentato nessun piano industriale e che tutta la trattativa con le parti sociali è avvenuta mediante slides, dati che non erano assolutamente comprovati da dati contabili effettivi. Quindi la prego accuratamente a voler verificare con appunto la sua autorevolezza di assessore alla sanità di Regione Lombardia che sia vera l'informazione che le hanno dato, perché non è così. Poi passo ad alcune veloci considerazioni. Allora, sulla contrattazione aziendale, lei ha fatto riferimento al fatto che una fondazione in stato di crisi deve comunque mettere in atto tutti quegli strumenti atti al risanamento, che sono anche quelli di incidere sulle indennità dei lavoratori. Allora, come le ho detto e non mi ripeto nella premessa, basta studiare i dati di bilancio, il business plan che sono a nostre mani, il business plan, le ricordo, 2013-2017, con le osservazioni di Pricewaterhouse, per capire che si poteva avviare una manovra di risanamento pari a circa 19 milioni di euro l'anno
senza tagliare le indennità e senza la conversione contrattuale. Non è un caso che Pricewaterhouse, nel fare le osservazioni al business plan, in nessun punto cita tagli ai lavoratori, in nessun punto cita la necessità di una conversione contrattuale, il che vuol dire che rilevava elementi per poter procedere al risanamento senza alcuna ricaduta sui lavoratori. Peccato che questo non è stato preso in considerazione dal Consiglio di Amministrazione, dalle cariche apicali di Fondazione Maugeri, ma la nostra speranza era che lo facesse l'assessorato regionale alla sanità. Per quanto riguarda il fatto che lei appunto mi dica che il suo assessorato non ha competenza su questa vicenda perché appunto gli assessorati competenti sono altri, io posso dirle che l'assessore Melazzini avrà anche fatto degli incontri, ma ad oggi nulla è stato fatto. C'è stato solo un atteggiamento pilatesco, secondo me purtroppo da parte di Regione Lombardia, della Giunta, nessuno ha voluto prendersi la briga di leggere questi dati contabili, perché è da lì che si capisce come si può intervenire. E dunque Regione Lombardia, se non sa neanche che il 22 ottobre un piano industriale non è stato presentato, come può intervenire efficacemente a tutela di questi lavoratori? Ultima considerazione riguarda il fatto che lei in apertura mi ha detto non è vero che l'immagine di Fondazione Maugeri ha perso di credibilità, come lei sostiene, perché riceviamo numerose telefonate. Certo, dal punto di vista del comparto sanitario Maugeri non ha assolutamente perso credibilità, perché l'alta professionalità e le qualifiche dei suoi lavoratori, per fortuna, nonostante questo caos di questi mesi, nonostante il silenzio della politica a livello centrale, parlo di governo, e a livello di governo della Lombardia, i lavoratori hanno avuto quest'altra grande capacità di mantenere salda la situazione emotiva e di continuare ad erogare prestazioni di eccellenze, e anche per questo, e anche solo per questo, Regione Lombardia dovrebbe premiarli in una situazione in cui sono gli unici ad avere ricadute. Quando io parlo di perdita di credibilità, parlo naturalmente di management, parlo di gestione aziendale, perché le ripeto, è un'ipotesi, ma tutte le mosse che sono state fatte da meno di un anno a questa parte con il passaggio alla nuova direzione generale e recentemente l'accelerata data dal presidente neonominato di Fondazione Maugeri fanno pensare a tutt'altro che a una manovra di risanamento. Io vorrei che Regione Lombardia indagasse, perché ha il dovere di farlo, perché le ricordo, questa fondazione vive sul finanziamento pubblico e credo che Regione Lombardia debba controllare come vengono erogati i soldi che sono frutto di sacrifici dei cittadini lombardi. Grazie.